eccoci qua con i prodotti finiti nel dicembre 2018, ultima rumenta di quest'anno. E che devo dire che non ce n'è neanche tanta, eh. Intanto vi volevo far vedere il rossetto che ho oggi su, che è meraviglioso e faceva sempre parte del pacco regalo di Gigia Topax, Luana. Grazie Luana, è meraviglioso, è il liquid matte di Huda Beauty nella colorazione, Dio aiutami perché non leggo una fava, e quindi se avete pazienza poi prendo la lente di ingrandimento e ve lo lascio giù nell'info box. Io ho contornato le labbra con la matita 309 di Kiko, la Precision Lip Pencil, è meraviglioso, è proprio reale, perché io lo so, ho solo contornato le labbra, non me lo sto a sbocciare perché poi mi sporco e devo farvi vedere i prodotti finiti. Allora, in questo sacco, siccome c'era poco, ho fatto la tinta di recente e io la metto anche nei preferiti di quest'anno, anche se ho fatto un video a parte di tutti i preferiti, non li ho messi tutti perché ce ne sono tanti altri che ancora devo farvi vedere, ma comunque le tinte per i capelli Shine On di Bioniche nella colorazione 4.05 castano cioccolato, per me, finché le trovo, è la mia. Ho finito il bagno schiuma Lilla Lilla di Erbolario, mi piace il profumo che ho e che uso e mi è piaciuto anche il bagno schiuma, veramente buono, buono, andatelo a sentire se vi capita. Poi, purtroppo, era un regalo di Gigia Topax, avevamo fatto uno scambio, io gli avevo inviato mandorla di Erbolario, lei mi aveva inviato tra i ciliegi, che io qua ho solo la scatola. Lo avevo quasi terminato come profumo, poi la mia mamma accidentalmente se lo voleva dare, no, e accidentalmente l'ha fatto volare per terra, e non ce n'era più tanto dentro, e comunque l'avevo quasi finito, l'avrei comunque finito in questo mese per farvelo vedere. L'ho finito, un profumo persistente, buono, elegante e molto, molto fruttato secondo me, e con una forte personalità, molto molto buono, un profumo buono di Erbolario, insomma di quelli che hanno un'ottima riuscita. Poi, allora, questa candela di Erbolario, questa candela di Erbolario, allora dava circa 28 ore di durata, e non mi ricordo il nome, comunque guardate, è quella della linea uomo, no? Io l'avevo anche regalata a un uomo e credevo anche di aver fatto bella figura. Invece io devo dire che Erbolario con le candele se le può infilare nel cosiddetto, perché non si sentiva, eppure una profumazione da uomo io ho dato per scontato che si sentisse almeno un minimo. Emanuele, mi dispiace, te l'ho regalata anche a te, ma ho sentito che non si sente niente. Erbolario una volta faceva delle candele veramente buone e io ricordo che prendevo sempre la cannella, poi niente, l'ha tolta dalla produzione, ha iniziato a fare le candele delle linee profumate, ma io sinceramente costano care queste candele, perché costano care, ma sono una grandissima delusione. Io comunque tengo questo barattolo perché per chi avesse il brutto vizio come me del fumo,
Mi raccomando, contate le sigarette che fumate, fumatene il meno possibile, però lo potete usare come posacenere, cioè ci cacciate la sigaretta anche se non è spenta dentro, il vuoto d'aria le fa spegnere. Quindi questo lo tengo come posacenere. Poi ho finito l'ultimo ciclo per la caduta dei capelli. Cioè l'integratore Tricolab a base di uva rossa, tè verde, quiseto, vitamina E, aminoacidi, solforati, un integratore donna che fanno nella mia farmacia, ma in tante farmacie hanno questa ricettina. E ho finito l'ultimo flaconcino spray per i capelli, Ducrai Neoptide. Lozione capillare che davo tutte le sere. Beh, io i risultati li ho visti. È stata una cura di 3 mesi e mezzo, ma tengo da parte queste due cose per ricordarmi di farlo nel cambio di stagione che verrà più avanti, perché mi è piaciuto tantissimo. Allora, butto via. Lo butto perché non l'ho finito, ma veramente io l'avevo preso su notino. È il Max Factor False Lash Effect Waterproof. Allora, questo mascara qua io ve l'avevo già fatto vedere, vi avevo già detto che ha un odore che non si può odorare. Io non so se è andato a male o se ha questo odore. Io però mi dispiace perché inizialmente non mi dava nessun problema agli occhi, ma essendo molto delicata, passo da una congiuntivite all'altra solo perché c'è qualche polline che vola o per un po' d'aria. Questo ha incominciato a bruciarmi gli occhi e ho detto via, cioè no, per un mascara non mi faccio venire una congiuntivite. Ho finito la mia mitica, mitica, e vorrei tanto che anche per voi lo diventasse senza andare a spendere tanti soldi in altre cose. La GL1 Med in Salbe, questa crema mani che vedrete anche nei miei prodotti top perché ho fatto un videuzzo. Questa crema qui si compra in farmacia, 6,50 euro. 75 ml di prodotto ne basta poca, mani, piedi, salva tutto, salva. Ottima crema. Mother Natura, shampoo capelli secchi alla camomilla. Cosa avevo chiesto? Che essendo la camomilla se poteva schiarire i capelli, e mi avevano assicurato di no, e infatti non mi ha schiarito assolutamente nessun pelo. Però ragazzi, shampoo per capelli secchi, non oso pensare com'è lo shampoo per capelli grassi, perché questo vi rende i capelli, almeno a me rendeva i capelli stopposi, secchissimi, veramente un prodotto bocciatissimo, bocciatissimo. Ringrazio di averlo finito. Via, 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 via. Poi vediamo un pochettino. Ho finito uno struccante occhi bifasico, cioè non è proprio solo uno struccante occhi, è uno struccante totale, ma io lo uso come struccante occhi bifasico. Questo l'avevo preso da notino, infatti non ha neanche una scritta in italiano, comunque è il mio solito della Garnier Occhi Sensibili, sempre un prodotto promosso. Ho finito, schiacciato e rischiacciato, ma non la apro perché mi sono stufata. Questa crema per balsamo riparatore lavanda bio per i piedi. Per idratarvi i piedi ne dovevate mettere mezzo tubo. Io sinceramente c'è poco prodotto, non costa neanche poco, de Live Rocher. No, come vi ho detto prima, la GL1 lavora meglio anche sui piedi. Allora, butto via questo prodotto. Perché ha cambiato odore. Ora io non riuscirò sicuramente ad aprire. Ah, sì, ce l'ho fatta. Ha preso un odore che io non lo so. Questa qui è la Vasellina Jelly Original Lip Therapy. L'avevo presa su notino, ma anche questa mi è andata male. Ha preso un odore
E comunque sulle labbra questa qui non fa assolutamente niente, è appositamente, la si dà appositamente per le labbra screpolate, per lip therapy c'è scritto sopra. Assolutamente niente, una porcheria. Io acquisto le cose, spendo i soldi miei, io le recensisco a mio parere. Io dico quello che penso del prodotto in libertà. Ho finito tre mini taglie, cioè del bagnoschiuma di Molton Brown. Sono bagnoschiuma che costano un botto, sono buone le profumazioni, ma spariscono appena l'acqua ve li porta via dal corpo e non rimangono neanche nel bagno. Allora, questo qui era Dewi Lily of the Valley. Qui le pronunce. Profumazione dolce, molto buona, fiorita. Questo che mi è piaciuto tantissimo era il tabacco. Una profumazione molto maschile, ma a me è piaciuta tanto. Sì, veramente buono. Tabacco. Tabacco buono buono buono. E poi questo qui che è Ylang Ylang, spero di averlo pronunciato bene perché non voglio più sbagliarmi, anzi correggetemi pure se sbaglio, che a me fate piacere, almeno non faccio delle figure barbine. Buono, dolce, ecco, tra un po' me lo bevo. Buono buono buono. Poi ho finito questo campioncino della Novex Brazilian Keratin che mi hanno dato da Capello Point, perché hanno aperto un Capello Point nel centro commerciale vicino a casa mia. Non l'ho trovata speciale per niente. Mi è piaciuto tantissimo questo campione dell'Organic, una doccia schiuma al carciofo, una profumazione fantastica. Ho finito un campioncino di crema corpo all'olio d'argan, buonissima, una nocciolina, ma non molto idratante. Mi è piaciuto il bagno doccia tonificante al bergamotto di Mater Natura. Poi ho finito anche un bambù shampoo, sempre della Novex, mi è piaciuto, mi ha lasciato i capelli morbidi. Il balsamo cedro e finocchio di Alchemilla. Ecco, questo qua c'è scritto che è molto arricchito con Natural Moisturizing Factor. Non facilita molto la districabilità dei capelli. Li districa, ma ci vuole qualche minuto. Però a me il finocchio mi piace mangiarlo crudo, mi piace la tisana di finocchio, ma il profumo di finocchio nei capelli no. Ho finito questo bagnoschiuma Izia Gel, bagnoschiuma gel fantastico. A me non piace la profumazione Izia di Sisley, ma il bagnoschiuma veramente buono, un inchino, perché comunque i bagnoschiuma delle linee profumate di profumeria sono tutti buoni. Mi è piaciuto lo shampoo arancio e limone di Alchemilla. E ultima cosa che vi faccio vedere che mi è piaciuta veramente tanto è la crema mani Extra Pure Tè alla menta Compagnia di Provence. Buona, buona, non l'odore alla menta, non è che mi è piaciuto tanto nelle mani, soprattutto in dicembre, però buona idratazione. Allora, io vi mando un grosso bacio e vi faccio tanti, tanti auguri di fine anno, di passare un bel capodanno in compagnia, di mangiare, di divertirvi e tante, tante cose belle che finiscano nell'anno e che inizino in quello nuovo. Ciao da Cristiana. Ciao.